Mi chiamo Remuzzi, faccio il dottore, non sono un dottore di ematologia come il professor Mandelli, sono un dottore di reni e sono qua per presentarvi il professor Mandelli e il suo libro. Il professor Mandelli non c'è bisogno infatti di presentazioni, è un grande ematologo, è una persona che ha dato tantissimo all'ematologia italiana e che ha dato tantissimo a tante persone ammalate di leucemie, di linfomi, di malattie del sangue. Il professor Mandelli è bergamasco e ha fatto una lunga strada, poi nella chiacchierata con lui vedremo da Bergamo dove è andato a finire. È passato per tante città, ha finito la sua carriera a Roma, ma la sua carriera continua ancora e questo libro è un momento importantissimo. È un libro che sta avendo un enorme successo, si chiama, come vedete, Ho sognato un mondo senza cancro. È un libro che ha già venduto 50.000 copie. La cosa importante che vi voglio dire stasera, che forse è la più importante di tutte, è che quelli che comprano questo libro aiutano un'associazione per le leucemie. È un'associazione che si chiama Associazione Italiana per la Lotta alla Leucemia e la cosa bella di questo enorme successo del libro è che tutte le copie che vengono vendute di questo libro portano un aiuto a tutte le sezioni italiane della lotta per la leucemia e quindi per l'Associazione Italiana della Lotta alla Leucemia. Quindi vi raccomando anche voi di dare un contributo a questa straordinaria avventura del professor Mandelli. Allora, qui facciamo una chiacchierata completamente informale. Il professor Mandelli è un bergamasco che viene da una famiglia di costruttori, di ingegneri. Il suo papà era l'ingegner Mandelli, una persona molto famosa a Bergamo. Allora non ho mai capito che cosa c'entra con la medicina, perché a un certo punto gli viene in mente di fare il medico. E com'è che l'hanno presa in famiglia questa decisione qua? Che cos'è che l'ha spinto in una famiglia di costruttori a decidere di fare il medico? Devo dire la verità che io non sono stato allora entusiasta del lavoro di mio papà, che dopo la maturità classica, che era stata una specie di tragedia, eravamo stati promossi in 4 su 28 agli esami di maturità, io ero andato con mio papà sui lavori che lui stava portando avanti. Devo dire la verità che non ero rimasto entusiasta, ma non sapevo neanche che cosa fare, cioè mi era passata la voglia di fare l'ingegnere, l'avrei fatto benissimo perché papà aveva lo studio a Bergamo, io avevo la fidanzata a Bergamo, insomma avrei fatto una vita tranquilla, quello è sicuro. Però avevo capito che non ero nato per fare l'ingegnere. E devo dire che mi ha spinto a fare medicina il mio più caro amico, che stasera non ho fatto venire qua perché era un po' scomodo per lui, che si chiama Cesare Bordoni, che invece aveva deciso di fare il medico fin da ragazzino, era nato per fare il dottore. E devo dire che io mi sono iscritto a medicina perché lui, che era il mio più caro amico, stava con me dalle medie, faceva medicina. L'ho fatto un po' così, senza essere neanche del tutto convinto. E devo dire che dopo il primo anno, fino all'esame di anatomia, ero sempre incerto della mia scelta, non sapevo se sarei stato un bravo medico. E devo dire la verità che all'esame di anatomia andai, mi ricordo, da Bergamo a Milano, c'era un mio amico, noi non avevamo una macchina allora, c'era un mio amico che si chiamava Giovanni Marini, che da Bergamo mi accompagnò a fare l'esame di anatomia in macchina. E andando a Milano pensai, se mi bocciano me ne vado. Forse avrei smesso di fare medicina. Invece sono stato promosso e da lì ha cominciato a nascere l'amore. Il professor Mandelli ha fatto le cose più importanti della sua vita a Roma.
però ha cominciato a fare il dottore all'ospedale di Bergamo e non credo che questa esperienza sia stata completamente irrilevante. L'ospedale di Bergamo è il mio ospedale, è un bellissimo ospedale dove ci sono medici oggi bravissimi, c'erano medici molto bravi anche un tempo, o sbaglio? Erano bravissimi, io ho cominciato ad amare medicina perché d'estate andavo all'ospedale di Bergamo. Mi ricordo due cose di quel periodo. Una, che non c'erano oggi per fare un esame di sangue, contare i globuli rossi, i globuli bianchi, sono degli apparecchi automatici, fanno tutto loro. Allora bisognava contare i globuli rossi e i globuli bianchi a microscopio e io facevo quel lavoro lì, che non era un lavoro che impegnava molto cerebralmente, che però mi ha spinto a cominciare a collegare l'esame di sangue col malato. Cioè non contavo globuli rossi, globuli bianchi e piastrine così, senza sapere di chi era quell'esame, e quindi cominciai ad appassionarmi al paziente, anche perché di notte stavo insieme al medico di guardia, io ero uno studente, insieme al medico di guardia quando c'erano delle chiamate urgenti. Ancora mi ricordo i malati con tubercolosi che avevano di notte delle perdite di sangue dalla bocca spaventose. E devo dire che la terza cosa è stata forse la più importante, perché come diceva il professore Muzzi avevo degli insegnanti bravi, c'era un professore che si chiamava Invernizzi che era primario a Bergamo, c'era il suo aiuto che si chiamava Ilati e con loro io cominciai a visitare i malati. Ancora mi ricordo un paziente che mi fece visitare il professor Bagnanti e mi fece sentire la pancia di questo malato. Io sentii una cosa che non doveva esserci a sinistra, ma non capii cos'era. Era una grossissima milza che era dovuta a una leucemia che questo malato aveva. Fu la prima forma di leucemia cronica che io incontrai nella mia vita da medico. I bergamaschi di solito stanno a Bergamo, invece il professor Mandelli è andato via. E forse ha chiesto un consiglio a sua mamma prima di andare via. E forse senza neanche chiederlo, perché mia mamma era molto, molto volitiva, e quando io dissi che volevo fermarmi a Bergamo, che pensavo di fare l'assistente dell'ospedale di Bergamo, lei invece mi stimolò perché voleva che io andassi avanti, perché diceva: che cosa ti fermi a fare a Bergamo? Devi seguire il tuo professore. E mia mamma mi stimolò moltissimo, senza neanche darlo a vedere. Anche quando, dopo un primo anno a Parma, venni a fare il medico condotto vicino a Bergamo. Anche lì fu mia mamma a non farmi accogliere la proposta del sindaco, che era quella di andare a fare il medico condotto a Zogno, paese vicino a Bergamo, dove devo dire la verità che ho guadagnato talmente tanto che a me sembrava una cifra impossibile, perché era veramente notevole. Per cui quando il sindaco venne a propormelo io fui molto tentato, e anche lì fu mamma che mi disse no, non accettavo. Io sento dire che bisogna umanizzare gli ospedali. Per me è fuori dal mondo, è un'eresia sentirlo dire, perché se uno non si comporta con umanità nei confronti dei malati che ha nel suo ospedale, è meglio che cambia lavoro. Io ho mandato via dei medici nel mio istituto quando ero responsabile. Erano i malati poi che davano i giudizi più severi, perché assolutamente il malato ha diritto, aveva diritto, ma lo ha ancora adesso, per fortuna le cose sono non come vorrei io, ma sono cambiate in meglio, perché il malato ha il diritto di essere trattato da essere umano. Secondo me quello che noi abbiamo vicino a noi è prima di tutto
ecco, io ai miei medici dicevo: ma se fosse vostra sorella, vostra moglie, vostro figlio, voi vi comportereste così? Allora c'era qualcuno che mi diceva: ma io però a casa oggi ho avuto dei guai. E io dicevo: i guai bisogna lasciarli a casa. Quando uno viene a lavorare in ospedale deve pensare al malato che ha davanti, e il malato è un essere umano. Quelli di voi che compreranno questo libro, io spero che lo comprino tutti, si imbattono in un racconto che è molto interessante. A un certo punto il professor Mandelli era allievo di un professore bravissimo, questo professore si chiamava Ottaviani, era un professore molto bravo, quindi ne possiamo parlare, ma l'episodio dà l'idea di com'era la medicina una volta. E a un certo punto è successo qualcosa con questo professore che c'è scritto nel libro: trattava queste povere malate come se fossero colpevoli di essere malate solo per il fatto di essere donne, perché una volta essere donne e malate era un po' una colpa, giusto? Sì, era per questo professore era una colpa, lui non ho mai capito perché considerava le donne delle persone di secondo livello rispetto agli uomini. Io ho sempre pensato in modo opposto, perché secondo me voi donne siete nettamente meglio di noi, tant'è vero che il Padre Eterno ha fatto fare a voi figli, no? Se fosse stato Adamo a doverle avere, la prima doglia se ne andava. Questo professore, eravamo una domenica pomeriggio, non me lo dimenticherò mai, trattò talmente male una signora che era una povera popolana di Roma che veramente sapeva parlare poco l'italiano, che io dissi: professore, non può permettersi di trattare questa signora così. Lui, per tutta risposta, invece di chiedere scusa alla malata, disse a me: se a te va bene, bene, se no vattene. Io presi, me ne andai e sbattei la porta di questa stanza. Ma ricordo ancora, in una stanza a tre letti, perché allora i reparti erano a tre letti, i bagni ce n'era magari uno per 20 malati. E volevo tornare a Bergamo. Quella volta fui molto tentato. Questo lo dico sempre ai giovani: non è che io ho avuto una strada bella, un'autostrada dove andavo con una bella Porsche, no, no, ho avuto un sentiero molto, molto difficile da percorrere. E quella volta fu io da solo che decisi di restare, di combattere e di riuscire a cambiare questo comportamento che alcuni medici avevano, quello per esempio di avercela con le donne. C'è un altro libro che parla di medicina, è un libro molto bello, si chiama Lettera a un medico sulla cura degli uomini. Questo è un libro scritto dal professor Cosmacini e da Roberto Satolli, un giornalista che scrive di medicina molto bene su tanti giornali. In questo libro c'è scritto: ci sono malati che vogliono soprattutto sapere e capire, chiedono ipotesi, spiegazioni, statistiche. Allora la cura sarà davvero buona, a me pare, se le ipotesi erano giuste, le spiegazioni logiche, le statistiche convincenti. Insomma, l'ammalato sempre di più dovrebbe diventare un po' artefice del suo guarire, in un certo senso, scusate se il paragone è un pochino azzardato, ma è come dal barbiere, non è che uno va dal barbiere e dice faccia lei, va dal barbiere e dice voglio i capelli così, la barba cos'ha, la messa in piega. Insomma, la medicina deve diventare sempre più qualcosa che fanno i medici, nel senso che i medici aiutano gli ammalati a guarire della loro malattia, non è vero? Sì, è così. Però, ecco, nel rapporto medico-malato, io credo che una delle cose più difficili che il medico deve affrontare è che deve cercare di capire chi è la persona che ha davanti a lui. In altre parole, non tutti i malati vogliono sapere tutto e non tutti i malati vogliono gestirsi. Ci sono dei malati che non vogliono sapere niente. Io ricordo sempre